Bene, buonasera, grazie della vostra presenza. Swissquote.it, il nostro sito che conoscete, dato che questa sera parliamo di situazione macroeconomica, in particolare vi invito a iscrivervi proprio alle interessantissime newsletter che trovate in basso al nostro sito Daily Technical Report. Sono tre le newsletter. Ci cliccate sopra e basta, poi volendo potete andare sul sito quotidianamente a visualizzarle. Vedete, in italiano e in inglese, così imparate anche una lingua. Poi qua mettete la vostra mail, nel caso vogliate riceverle, quindi qua mettete la vostra mail, Daily Market Brief, Daily Technical Report, Weekly Market Outlook, e poi cliccate su Abbonati gratuitamente e li ricevete gratuitamente ogni giorno quando vengono pubblicate. Tra l'altro, se ricevete la mail, ricevete prima la mail dell'aggiornamento sul sito, quindi abbonatevi e vi arrivano poi nella vostra email. Questo ve lo dico anche perché questa sera parliamo proprio di macroeconomia, sessione formativa, situazione macroeconomica attuale. Andiamo a vedere un aggiornamento del quadro macroeconomico, politica monetaria, la bontà dei dati macro e le aspettative per l'immediato futuro. Cosa succederà? Stanno succedendo davvero tante cose. Già nell'anno scorso abbiamo fatto un importante approfondimento dove ho parlato per un bel po', quindi stasera ovviamente non ripeto quelle cose perché lì abbiamo affrontato le diverse edizioni del quantitative easing, ma anche quello che dalla Federal Reserve ha fatto prima del quantitative easing, dai crolli del 2008, come riprendersi da quella situazione. Quindi andatevelo a vedere. Infatti, per comodità, nella slide ho messo il link. Tra l'altro, le slide, facciamo così, le vado a mettere nella nostra cartella condivisa. Troverete quindi proprio una sezione apposta, la chiamo magari macroeconomia. Ci vado a mettere queste slide in PDF, così avrete il materiale per cliccarci. Quindi la cartella condivisa che è a disposizione per i nostri clienti di Swissquote. Già se siete nel nostro database ce l'avete. Ok, se no scrivete al vostro referente qua all'interno di Swissquote. Ok, quindi questo è un ottimo modo anche per poi avere le slide. Giusto per una presentazione, dato che siete sempre numerosi durante le nostre trattazioni, vi ricordo che Swissquote è sussidiaria di Swissquote Bank, quindi noi siamo Londra, detenuti da una banca svizzera che è Swissquote Bank. La holding, che è quotata sul listino di Zurigo, è una capitalizzazione che ovviamente dipende dai prezzi dell'azione, ma oscilla attorno ai 400-500 milioni di franchi, dipende dall'azione, e ci sono oltre 16 miliardi di franchi attivi sotto gestione. Con Swissquote si possono fare trading con diversi strumenti finanziari, quindi non solo valute, ma anche metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio, materie prime e indici azionari, anche con i contratti CFD spot, quindi quelli senza scadenza, a partire da 1 euro o 1 dollaro a punto, che sono davvero molto interessanti. L'effetto leva lo scegliete voi. Quando aprite il conto trading da Swissquote.it, andate ad aprire da qualsiasi pagina, c'è scritto apri conto demo o apri conto reale, andate ad aprire il conto, noi ci andiamo ad assicurare che voi conosciate i rischi e quindi poi ci sentiamo anche telefonicamente. 800-148-261 è il nostro numero verde, le piattaforme che offriamo sono la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5, le potete scaricare, cosa ultra consigliata, oppure si può accedere anche dal web, da swissquote.it, in alto a destra c'è scritto login, accedete ovviamente con gli stessi codici, ma ci sono anche le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 a disposizione sull'Apple Store o Play Store a seconda del dispositivo mobile, del tablet che utilizzate, quindi praticamente utilizziamo la MetaTrader 4 con ottime condizioni. Swissquote è un broker regolamentato dalla Financial Conduct Authority di Londra, di conseguenza anche dalla Consob in Italia e in più è detenuto dalla Banca Svizzera, quindi avete una massima solidità, questo è davvero sempre molto importante perché ricordatevi che quando aprite un conto trading mettete dei soldini proprio sul conto dell'intermediario, quindi l'affidabilità è davvero la cosa più importante. Ok? Quindi i vantaggi sono diversi, come la sicurezza che abbiamo appena citato, il fatto che si opera poi si fa trading con un leader globale e in teoria anche la competenza, però questo lasciamo decidere a voi se è vero o meno, è sempre interessante poi avere anche il vostro giudizio. Quindi bene, ricordo che le slide le metto a disposizione poi dei nostri clienti, oppure poi comunque scrivete al vostro riferimento qua in Swissquote. Swissquote porta un percorso gratuito avanti, diamo anche a disposizione i nostri indicatori, sempre su richiesta, sono tutti gratuiti. Quello che chiediamo sempre per correttezza è di essere proprio nostri clienti. Questo è il mio faccione, sempre meglio metterci la faccia. Iniziamo subito. Allora, quali sono gli appuntamenti chiave? Nel senso, sono diversi gli appuntamenti, poi sapete che oltre al calendario economico, nessuno sogno, uno di voi magari ha un calendario economico di riferimento, ad esempio molto famoso quello di investing.com come sito, ce ne sono anche altri. Trading Economics è un sito che io suggerisco e che avremo anche modo di visualizzare nella giornata di oggi. Molti dati, io i dati effettivamente
li guardo più che altro da lì, al di là di diverse fonti. Iniziamo comunque a capire quello che stanno facendo le banche centrali, nel senso anche ieri c'è stato un panel con Mario Draghi, Banca Centrale Europea, poi Mark Carney, Bank of England, Kuroda, Bank of Japan e Paulovs, Bank of Canada. Situazioni interessanti. Comunque iniziamo dalla più importante, direi, dove sono più puntati gli occhi degli operatori, la Federal Reserve statunitense. Una base monetaria davvero molto molto alta, che secondo gli ultimi dati della Fed di St. Louis ammonta a 4,4 trilioni di dollari, dato che potrebbe sembrare, cioè sembra effettivamente, sono soldi, come si dice, davvero molto molto interessante, quindi total assets per quanto riguarda la Federal Reserve, questo è l'ultimo dato rilasciato proprio il 24 maggio. 4.470,85 miliardi, quindi sono 4,4 trilioni, una cifra magari impensabile. Comunque, a mio avviso, bisogna sempre paragonare le cose, ok? Un primo paragone lo si fa appunto con quanto era prima, diciamo, della crisi, era 877 miliardi, billions of dollars, ok? Quindi diciamo che dopo la crisi del 2008, dopo tutto quello che è successo, dopo i quantitative easing, le varie edizioni, questo valore è qua più che quadruplicato. Ok, poi qua ci sono nel dettaglio sia gli assets che le abilities, costi e ricavi, le riserve estere, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un grafico, può sembrare una delle migliori equity lines per un trading system della vostra MetaTrader. E quello che mi preme sottolineare è questo. Allora, quello che abbiamo già visto è che prima della crisi eravamo a quei livelli lì di 800 miliardi. Ok? Cioè, questo è quello che ha in pancia, diciamo, la Federal Reserve, no? Quindi se la Federal Reserve compra qualcosa come titoli di Stato, come ha fatto nel quantitative easing, diciamo che, insomma, compra 100 miliardi di titoli di Stato, quindi 100 miliardi poi sono gli asset e gli abilities della Federal Reserve. Quindi è ovvio che nella fine del 2008 e all'inizio del 2009, vi ricordate, mese famoso dal marzo del 2009, che poi le borse ripartirono alla grande, lo Standard & Poor's crollato a 616, poi ripartì e fece il 100% nel primo anno. Perché? Perché effettivamente poi la Federal Reserve aveva iniettato liquidità, e questo, tra l'altro, ve lo ricordo, questo tra l'altro do sempre anche materiale per approfondire, quindi se tornate indietro nelle slide, proprio all'inizio, vi ho messo questo. Cosa è successo dopo la crisi del 2008? Questo è un webinar che abbiamo fatto nel gennaio 2016, dove in un'ora e mezza abbondante avevo spiegato proprio quello che era successo, perché se vi ricordate, prima del quantitative easing negli Stati Uniti ci furono diversi tentativi per cercare di ripartire le quotazioni. Abbiamo approfondito anche il fatto che il governo federale statunitense entrò anche nel bilancio, nella proprietà di società come General Motors, le varie banche, attraverso l'acquisto di azioni privilegiate, che poi con la deprezzazione del corso azionario avevano fatto guadagnare 8 miliardi di dollari al governo federale statunitense. Ecco, questo mi piace sempre ricordarlo, perché poi sapete, sui giornali si dice questo è costato ai contribuenti tot, in realtà quelli poi sono sempre comunque, anche al di là del fatto che devi salvare comunque la tua economia, devi salvare, tutelare anche i posti di lavoro dei tuoi cittadini se tu governi bene, poi ovviamente la Federal Reserve su queste cose ci ha fatto anche soldi. Quindi attenzione, anche con il quantitative easing. Nei primi anni la Federal Reserve ha creato 100 miliardi, praticamente erano cedole dei titoli di Stato e delle obbligazioni che andavano a comprare. Quindi queste cose vanno assolutamente capite, ok? Quindi mi raccomando, per quando nei giornali si legge questo costa ai contribuenti tot, per carità, va sempre tutto poi esaminato bene, ok? Non è che nessuno, il governo regala soldi alle banche o il governo regala soldi alla Ford, eccetera, eccetera. Ci sono stati interventi che poi fortunatamente si sono ripagati, ok? E quindi questa è, diciamo, l'equity dell'andamento del total assets, del bilancio
delle negatività, di fatto delle passività della Federal Reserve, quindi total asset secondo appunto i dati rilasciati dalla Federal Reserve di St. Louis. E quello che vi voglio fare capire è questo, perché questo è un tema assolutamente attuale. Quindi qua ci sono state le varie edizioni del quantitative easing, che sono state diverse negli Stati Uniti. Il quantitative easing cosa prevedeva? Il quantitative easing prevedeva l'acquisto di, e andiamo avanti, ve lo faccio vedere, c'è anche scritto qua nelle slide, l'acquisto da parte della Federal Reserve di titoli di Stato statunitensi, quindi locali, e obbligazioni ipotecarie, gli mortgage backed securities, che sono strumenti con sottostante mutui, che di fatto, quindi sono titoli, quelli che si chiamano titoli tossici, no? Vi ricordate che la crisi del 2008 effettivamente partì da qui, ok? Quindi la Federal Reserve, oltre che comprare titoli di Stato, comprava anche questi mortgage backed securities, che poi è stato un po' anche il rischio del quantitative easing, però si può dire che è stato assolutamente efficace dopo ormai 9 anni che partì il quantitative easing. Quindi torniamo noi. Qua attenzione perché appunto c'è questo appiattimento della curva. Cos'è questo appiattimento della curva? È il cosiddetto tapering, nel senso che la Federal Reserve è poi uscita da quantitative easing. Quindi cosa si faceva con il quantitative easing? E cosa si fa con il quantitative easing in altre economie? Perché il quantitative easing è in corso in davvero moltissime economie, non soltanto la Federal Reserve, che di fatto va iniziato nel 2009. Poi, se volete fare domande attraverso la chat, io le vado a leggere e poi mi ricollego alle vostre domande, ci mancherebbe, quindi siate un po' attivi attraverso la chat anche con le vostre considerazioni. Questa è una cosa chiave. Perché se ne è anche parlato poco sui media, magari a volte si ripetono un po' le stesse cose e non si parlano delle novità, cosa che effettivamente è successa recentemente. Perché vi voglio far capire questo? Perché adesso ci arrivo e vi dico che nell'ultima riunione della Federal Reserve di 2 settimane fa c'è stato un aggiornamento davvero molto importante, praticamente non sottolineato da tanti. Allora, per spiegarlo, però prima voglio farvi capire questo. Qua, nei vari quantitative easing, quindi ogni mese, scusate, su base mensile, la Federal Reserve andava a comprare sia titoli di Stato che obbligazioni ipotecarie, gli MBS. E quindi questo bilancio si gonfia perché tu compri, 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 di fatto poi aumenti le passività. Ok? E poi attenzione, ti vedi questa equity piatta. Questa equity piatta è perché c'è stato il tapering, nel senso che la Federal Reserve esce dal quantitative easing. Quindi io prima magari compravo 8 miliardi al mese di asset e poi non li compro più. Allora, uno dice, ok, allora questa linea dovrebbe scendere, perché se non compro più, in teoria scende. In realtà no, nel senso, perché questo è davvero importante per capire quello che vi dico tra un minuto. Semplicemente perché quando tu compri un titolo di Stato, e poi questo titolo di Stato si dice va in maturità, quindi di fatto scade, che so, scade 1 miliardo e quindi la Federal Reserve non avrebbe più questo asset in pancia, no? Questa passività. Però cosa fa? Se scade da questo 1 miliardo di titoli di Stato, andava a ricomprare poi altri titoli di Stato, quindi praticamente va a reinvestire questa liquidità. Ok? Questo è anche un modo, ovviamente, la logica del quantitative easing è stato quello di dare liquidità al sistema e di, e di far passare la paura agli investitori perché c'era una crisi di liquidità. Ok? Quindi la banca centrale statunitense, la Federal Reserve, che è prestatore di ultima istanza, cosa fa? Io intervengo e ti compro tot, tanto alla fine io sono banca centrale e posso fare quello che voglio, di fatto creo moneta, no? Alla fine questo è un mezzo per creare moneta, per creare liquidità. Infatti poi vediamo anche l'andamento della massa monetaria, che è cosa davvero molto interessante. Però guardate, capire queste cose poi vi aiuta anche molto anche nell'operatività, perché vi fa capire anche la trasmissione del denaro e capire anche quali possono essere le tendenze poi principali delle prossime valute, dato che poi la politica monetaria ormai negli ultimi 10 anni è il principale market mover ovunque. Vedete anche i movimenti dello yen epocali che ci sono stati negli ultimi anni. Ok. E questo è davvero molto interessante. Quindi questa equity piatta è rimasta piatta perché se scadeva il 1 miliardo di obbligazioni, andavo a ricomprare un altro 1 miliardo di obbligazioni con una scadenza successiva. Quindi è come dire in Italia mi scade il BTP a 3 anni, ok? Quindi incasso il mio capitale che avevo investito, ok? Supponiamo 10.000 euro del singolo cittadino retail, e il singolo cittadino retail ritorna in banca e dice ok, questi 10.000 euro li reinvesto nuovamente in altri BTP a scadenza 3 anni. Ok?
Ok, e quindi i miei 10.000 euro li vado a reinvestire, quindi quello che avevo nel mio deposito titoli era 10.000 euro e rimane 10.000 euro. E in più la Federal Reserve reinvestiva proprio anche le cedole e dividendi che andava a riprendersi dal quantitative easing su entrambi gli strumenti che andava a comprare, che sono le due categorie, titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie, gli MBS. Ok? La novità importante, 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 che in pochi hanno citato nell'ultima riunione del 14, di 2 settimane fa, quindi che è davvero estremamente interessante, oltre perché la maggior parte si è concentrata su questo, nel senso che, come atteso, il costo del denaro è salito all'1,5%, quindi come atteso c'è stato un aumento dello 0,25%, di 25 basis point, come si dice, no? Inoltre si è deciso di avviare un programma di riduzione del bilancio, agendo sulla riduzione dei reinvestimenti sui titoli di Stato per un quantitativo inizialmente pari a 6 miliardi di dollari al mese, un aumento di altri 6 miliardi ogni 3 mesi, dopo un anno si passa ad una riduzione stabile di 30 miliardi di dollari. Questo per quanto riguarda i titoli di Stato. E in più una cosa simile per gli MBS, che sono le obbligazioni ipotecarie, con un ritmo di 4 miliardi, poi in aumento di 4 miliardi a trimestre, stessa formula, e poi di 20 miliardi al mese, quindi 4 invece di 6 e 20 invece di 30, però la stessa formula esatta. Questo in poche parole cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che quando mi scade, che ne so, 100 miliardi di obbligazioni, di titoli di Stato, io non vado più a reinvestire i 100 miliardi, ma vado a investire 6 miliardi in meno il primo mese. Poi, dopo ogni 3 mesi, altri 6 miliardi in meno. Ok? E quindi investirò sempre di meno. Questo è un modo per uscire dal quantitative easing, però pian piano, quindi senza andare a destabilizzare il sistema. Ok? Perché è normale che se poi scadono 100 miliardi di obbligazioni e non ricompro più niente, è normale che il processo sarebbe molto più veloce. Però attenzione perché poi dopo un anno si arriva a 30 miliardi, quindi c'è un certo ritmo di crescita che però, se ci fate caso, non sono numeri così elevatissimi rispetto ai 4.400 miliardi. Ok? Quindi, come scrivo sotto, facendo due calcolini, si tornerebbe al livello pre-crisi del 2008 soltanto nel 2024. Ok? Quindi tornando all'equity di prima, praticamente noi avremmo quest'equity che ora pian piano scenderà di pochissimo, tipo 6 miliardi il primo mese, quindi la linea rimarrebbe praticamente lì, poi 6 miliardi in più dopo 3 mesi, quindi inizia ad andare un pochino più giù con decisione, però prima di tornare a questo livello qua sotto ci impiega ora altri 7 anni, quindi ci ha impiegato 7 anni per salire, adesso ci impiegherà 7 anni per scendere, sempre tenendo l'ipotesi che nei prossimi anni non ci sarà più. Non sarà più richiesta un'altra iniezione di liquidità, cosa che comunque può anche essere abbastanza difficile da pensare, perché anche la Yellen nello stesso appuntamento ha detto che non vedremo più nuove crisi finanziarie, però ormai i mercati ci hanno abituato a viaggiare con una certa velocità. Le crisi ovviamente si possono ripetere, anche se la mia considerazione personale è che è vero che comunque ormai è cambiata la moda, nel senso che le banche centrali agiscono tendenzialmente subito e quindi se c'è una crisi di trasmissione di liquidità o di qualsiasi altra cosa, basta ormai l'intervento delle banche centrali per cercare di ricreare l'ottimismo sui mercati, però è anche facile pensare che il quantitative easing poi ha portato ad un aumento del mercato azionario e anche, cioè, è impensabile forse pensare che i mercati potranno continuare a salire così. E ora vi faccio una considerazione aggiuntiva. Qua mettiamo, che ne so, un grafico mensile, questo dal 2013, vedete lo Standard & Poor's quanto è salito da 1610 a 2420. Se facciamo 2420 meno 1610 diviso il punto di partenza che era 1610 è un 50%. Il mercato può continuare a salire così? Allora, qua facciamo una considerazione importante, ok? La mia considerazione è questa. Allora, quindi abbiamo esaminato dapprima per quanto riguarda la Federal Reserve e una volta capito il quantitative easing, poi lo andiamo un po' a traslare anche su quello che è successo sulla Banca Centrale Europea, però questo, il quantitative easing, tutti ne avete sentito parlare, magari lo conoscete magari anche meglio di me, però attenzione perché alcune informazioni come l'ultima che vi ho dato davvero sono molto importanti, non è stata messa sotto osservazione praticamente da pochi, non dico da nessuno, però sono stati davvero pochi quello che l'hanno rilevato,
Ed è davvero un concetto importante perché anche in Europa si dovrà capire come si uscirà pian piano o si rallenterà questo quantitative easing, cosa davvero molto importante e soprattutto anche per l'Italia, che sapete che abbiamo il nostro debito pubblico, il nostro obbligazionario abbastanza vasto, sono 2.200 miliardi in continua crescita questo dato, e quindi avere qualcuno che ci compra il debito non è malvagio, però cerchiamo di fare un passo in più. Allora, è normale che il quantitative easing di fatto cioè, fa aumentare la massa monetaria. La definizione di massa monetaria è visibile, vedete, io ho messo, quando sono questi link arancioni evidenziati, basta cliccarci sopra, ripeto che le slide le potete avere se siete nostri clienti, e ci cliccate sopra e c'è la spiegazione di massa monetaria, quindi se non lo sapete vi andate a fare un bel ripassino. Quindi gli aggregati monetari M1, M2, M3 misurano la quantità di moneta presente in un sistema economico in un dato momento all'interno del bilancio consolidato delle istituzioni finanziarie e monetarie esistenti. Quindi, in poche parole, vi dicono quanti soldini ci sono nel porcellino. Solo che questo porcellino, invece di essere quello a casa nostra, sulla nostra scrivania, che se cade, si rompono e escono un po' di monetine, è quello di un bilancio di uno Stato, cioè non proprio il bilancio dello Stato, scusate, è proprio la sommatoria dei soldini che ci sono in circolazione. E poi ci sono diversi modi per calcolare quanti soldini in circolazione, quindi c'è la massa monetaria M1, che è stata superata dal calcolo da M2, M3, se non sbaglio ora c'è anche l'M4. Comunque sono, diciamo, modi diversi per calcolare quanti soldini ci sono in circolazione, perché ci sono i conti correnti, ci sono i crediti, eccetera, eccetera. Quindi qua vi potete vedere la differenza tra M1, M2 e M3. Però ora io voglio sempre andare abbastanza al pratico. Quindi andiamo a vedere anche quest'altra equity. Questa sarebbe un'altra equity perfetta se avesse un trading system di questo tipo. Bellissimo, questa è davvero bella. Però vabbè, non è l'equity di un trading system, ma è la money supply M2 in the United States, quindi l'offerta di moneta M2, massa monetaria M2 negli Stati Uniti, che sale, adesso al di là dei valori, perché qua si parla di 14.000 billions, quindi 14.000 miliardi, 14 trilioni, quindi di dollari. E quello che vi faccio vedere, ora qua invece è la massa monetaria M3, c'è M3 perché sul sito è disponibile, poi tra l'altro se cliccate sul grafico andate direttamente da dove ho preso, da tradingeconomics.com, le fonti vanno sempre citate, come c'è scritto anche in basso a destra del grafico, e andate direttamente al link che è sta roba, vai via. Ok, da dove ho preso l'informazione, questo è Trading Economics, è davvero un ottimo sito, che tra l'altro approfondiamo un pochino perché voglio farvi vedere anche delle osservazioni in più. E quindi è normale che la massa monetaria aumenta, questo è successo sempre, adesso al di là anche del quantitative easing in corso, dei vari quantitative easing, se andiamo a vedere prima dei quantitative easing che alla fine sono arrivati nel 2008-2009, vedete che comunque l'aumento era costante. Ok, poi qua l'inclinazione della curva è ancora più marcata, però comunque l'aumento è sempre stato costante, ci sta, c'è sempre iniezione di liquidità nel sistema, bla bla bla, inflazione, produzione industriale che in teoria cresce, l'economia che va bene, quindi, e quindi la massa monetaria ci sta che salga, questo vuol dire che siamo sempre un pochino tutti più ricchi, oppure c'è sempre più liquidità al mondo. Che non vuol dire essere più ricco, perché dipende sempre poi quanti soldini ci vogliono per comprare una cosa. Quindi avere più liquidità nel tempo T2 rispetto al tempo T1 non vuol dire essere più ricchi, ok? Questo è chiaro. Però comunque vuol dire che ci sono più soldini. Ed è normale che con i quantitative easing la massa monetaria sia aumentata. Ora la mia considerazione è questa. Se andiamo a comparare la massa monetaria, quindi sempre l'aggregato M2 per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi linea blu, con l'andamento del Dow Jones 30, che prendiamo come indice di riferimento per il mercato azionario statunitense, qua siamo sugli Stati Uniti, poi vediamo anche l'Europa, questo ci fa vedere che ci sta, nel senso sale la massa monetaria e sale anche il Dow Jones. Alla fine, più liquidità c'è in circolazione, più valore ha il mercato azionario. Della serie, c'è liquidità e non sappiamo dove metterla, andiamo sull'azionario, ci prendiamo il nostro rischio, però ci andiamo. Questo spiega perché, tutto sommato, gli indici americani sono tendenzialmente sempre saliti. Poi, se vogliamo fare questo esercizio, vi faccio vedere anche dove si trovano queste informazioni. Quindi, se voi andate su Indicators e trovate il vostro stato che volete esaminare, quindi Stati Uniti, per esempio,
E poi andate a cercare fate il tasto di CTRLF, cioè fate cerca M2, ok? Quindi sto cercando M2, eccola qua, quindi ci clicco sopra, mi ha trovato la parola M2 e mi fa vedere i dati relativamente alla massa monetaria, ok? E poi seleziono un periodo massimo, ok? Quindi qua mi fa vedere la massa monetaria dal 1960, sarà circa. Ok, che sale, 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 sale. Poi supponiamo di voler compararla con qualcosa come ad esempio il Dow Jones, a parte queste cose di Explorer che rompe. Via. Il Dow Jones US30. Eccolo qua. Quindi fa il compare, che non è il compare in calabrese, compare in inglese. E vedete, ancora da più tempo rispetto a quella che ho messo io nella slide. L'andamento della massa monetaria, che è la lineetta blu, contro l'andamento del Dow Jones, che è la lineetta nera. Ok? Quindi ci sta il fatto che tendenzialmente, qua poi è una cosa interessante, nel senso che sui livelli della crisi il Dow Jones era crollato, la massa monetaria no, vabbè, anche perché poi ci fu subito l'intervento del quantitative easing, non tanto subito però, comunque la liquidità c'è sempre stata e sta continuando a salire. Ok? E questo boh, è clamoroso, nel senso, vabbè, comunque lineare è facile pensare che se la massa monetaria sale, gli indici azionari salgano, per la logica ci sono più soldini, li metto sull'azionario, mi prendo i miei rischi. Però in Europa non è tanto così, perché se andiamo a comparare l'andamento della massa monetaria con il momento dell'Euro Stoxx 50, che è il benchmark globale per l'azionario, cioè il benchmark per l'azionario europeo, non globale, la situazione è comunque diversa perché mentre la massa monetaria è aumentata con una magnitudine, un'inclinazione comunque diversa rispetto agli Stati Uniti, però comunque è in costante aumento, come giusto che sia, non si può dire lo stesso per l'andamento dell'indice Eurostoxx 50. E questa è una cosa che è bella, anche perché se invece dell'Eurostoxx 50 ci andate a mettere l'indice italiano è praticamente lo stesso grafico. Questo ci fa capire che comunque, nonostante ci sia più liquidità, l'azionario non è salito negli ultimi anni, quindi questo vuol dire che davvero la situazione economica è peggiore rispetto a quella del 2007, ok? Se invece andiamo a fare lo stesso paragone con l'andamento della massa monetaria dell'area euro, quindi l'M3, l'aggregato M3 per l'euro di fatto, contro l'andamento che vediamo in nero del DAX, quindi l'indice, il listino azionario tedesco, il principale, vediamo che tutto sommato l'andamento va, nel senso, questo semplicemente perché, vabbè, c'è stato il calo del 2008-2009, come chiaro che sia, e poi c'è stata la ripresa. Ok, quindi, poi, come sapete, la Germania, così anche come il FTSE 100 qua nel Regno Unito, sono andati sui massimi storici, quindi sale la massa monetaria, sale anche l'azionario. Perché invece nel resto dell'Europa, vuoi Italia, vuoi comunque Europa in generale, perché l'Eurostoxx è comunque la stessa cosa se andiamo a vedere l'indice italiano, quindi non è né peggio né meglio, non è salita così tanto, e questo può essere un tema di un dibattito eterno, di conferenze eterne, potrebbe non esserci una soluzione definitiva, però la mia opinione è che in Europa in generale si è sofferto di più il calo dell'indice ba dei bancari in particolare, e perché, uno, perché le banche sono diventate imprese che fanno utili con molta più difficoltà rispetto a prima, vuoi per i vari Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, Basilea 4, Basilea 5, Basilea 6, Basilea 7 che ci saranno, comunque più regolamentazione, vuoi per tassi di interesse sempre più bassi che hanno creato più difficoltà per le banche di fare utili, e quindi negli listini dove c'è più peso del settore bancario come in Italia, non solo nello stocks, non c'è questa correlazione rispetto alla liquidità che effettivamente esiste in altri posti. L'indice tedesco, il DAX, comunque è più legato all'andamento di azioni proprio di
grandi aziende, eccetera, eccetera, che magari hanno aumentato il fatturato e quindi, perché anche in Germania ci sono stati i diversi problemi bancari, Commerzbank, Deutsche Bank di fatto, è un problema che poi non è mai scoppiato di fatto, si parlava tanto qualche mese fa, poi la cosa era entrata, però comunque è sempre un colosso che ha difficoltà a produrre utili ed in pancia anche un valore dei derivati molto grande, con un effetto, con una leva comunque grande. Quindi, la mia risposta, per farla breve, è che quei listini azionari come l'Eurostoxx 50, come l'indice italiano, dove il peso del settore bancario è più importante, c'è stata poi più difficoltà nella ripresa, che poi di fatto non c'è stata. Ecco, quindi è un problema sia di regolamentazione, ovviamente, sia di difficoltà a fare utili. E le banche è normale che farebbero più utili se poi il ciclo industriale riprende, però questo è un gatto un po' che si morde la coda, un cane che si morde la coda, un qualcuno che si morde la coda da solo. Ok, bene, perfetto. Allora andiamo a approfondire anche ora altri aspetti. Ora ho cliccato impropriamente lì, volevo andare avanti. Questo l'abbiamo visto. Andiamo invece a parlare dell'altro tema assolutamente attuale che ha sconvolto le quotazioni dell'euro-dollaro nelle ultime giornate, anche a seguito di dichiarazioni contrastanti degli esponenti della Banca Centrale Europea e anche di un Draghi più sorprendentemente falco, quindi più aggressivo, anche 2 giorni fa in Portogallo. La Banca Centrale Europea ha iniziato, come sapete, il quantitative easing nel gennaio 2015, quindi 6 anni dopo la Federal Reserve. A un certo punto si sono accorti che comunque, dopo diverse edizioni del quantitative easing, io mi ricordo tra la seconda e la terza soltanto, negli Stati Uniti ci fu una buona ripresa del mercato del lavoro. E questa è una considerazione molto importante perché praticamente è dalla terza edizione del quantitative easing che gli Stati Uniti hanno iniziato a riprendersi sui dati sul mercato del lavoro e ora lo siamo in Europa, nella terza edizione del quantitative easing, quindi questo dovrebbe essere l'anno della grande ripresa europea, in teoria, solo per questo paragone. È normale che in Europa ci sono altri problemi, ci sono più differenze tra le varie aree geografiche, non c'è lo stesso sistema di indebitamento, quindi non c'è lo stesso mercato obbligazionario, nel senso ognuno, ogni Stato sovrano ha il suo debito, okay? Non c'è come negli Stati Uniti il fatto che sono stati uniti. In Europa non siamo Stati Uniti d'Europa, nel senso ognuno ha la sua economia, ognuno ha il suo debito, siamo uniti soltanto da una stessa moneta, ma da tutto il resto diverso, da politiche diverse, da sistemi fiscali diversi. E questa è la grande differenza che c'è con gli Stati Uniti, ovviamente. Comunque, la Banca Centrale Europea ha iniziato il quantitative easing nel gennaio 2015, quindi più di 6 anni dopo la Federal Reserve, quando già ormai l'economia statunitense si era ultra ripresa, e c'era anche un problema di statuto, perché si diceva che la Banca Centrale Europea queste cose non le poteva fare, quindi Draghi è stato bravo a convincere i tedeschi, e quindi si fa il quantitative easing anche in Europa. Nel marzo del 2017 c'è stato l'inizio, diciamo, di un tapering, diciamo, di un rallentamento del quantitative easing in corso, perché quello che infatti sottolineo sotto, evidenzio sotto, è che il quantitative easing, ho detto evidenzio, non cancello, il quantitative easing da gennaio 2015 è stata la prima edizione, poi dal dicembre 2015, quindi dopo 12 mesi praticamente, si è iniziato a dire ok, iniziamo con una novità. Compriamo anche titoli di obbligazioni corporate, quindi titoli emessi da enti locali in poche parole, quindi di aziende, quindi non più soltanto titoli di Stato, okay, come il BTP, il Bund, eccetera, ma anche obbligazioni corporate, okay? Anche perché poi c'era anche il problema di scarsità di titoli da comprare, eccetera, poi comunque anche per sostenere ulteriormente la ripresa. Quindi questa è una prima grande differenza rispetto al quantitative easing degli Stati Uniti, il fatto che negli Stati Uniti da subito si comprava sia titoli di Stato ma anche quei titoli tossici dalla quale di fatto era iniziata la crisi, quindi mortgage-backed securities, quindi erano bond ipotecari. Invece inizialmente, anche per questo c'è stato un effetto minore in Europa, la Banca Centrale Europea comprava soltanto i titoli migliori, quindi i titoli di Stato. Ok? E poi vi ricordo anche la conferenza di luglio di diversi anni fa, Draghi disse,
faremo di tutto per salvare l'euro, lì senza metterci un soldino, è stato un discorso, una conferenza fondamentale poi per le sorti dell'euro, però a parte questo. Comunque, quello che evidenzio qua quindi è il ritardo di intervento della Banca Centrale Europea, ma anche il fatto che la Banca Centrale Europea inizialmente comprava soltanto titoli di Stato e poi comprava comunque obbligazioni corporate, non è che comprava titoli tossici come le mortgage-backed securities, comprava obbligazioni corporate e compra ancora con un certo rating, quindi diciamo che si è presa anche meno rischi. Ci sta. E quindi poi è nata la terza edizione del Quantitative Easing, molto recentemente, nel marzo del 2017, che dovrebbe poi finire a dicembre 2017, quindi poi avremo di fatto un Quantitative Easing 4. Ora cosa succede da marzo 2017? Che c'è stato un primo rallentamento, quindi il ritmo degli acquisti non è più di 80 miliardi di euro al mese, ma tra virgolette soltanto 60, e in teoria. Ora la promessa è di continuare fino a dicembre, poi si capirà cosa succederà. Quello che in teoria anche si diceva è che si può iniziare ad aumentare i tassi di interesse nonostante ci sia ancora il quantitative easing, lo si era fatto un po' capire che eventualmente era una cosa fattibile, poi alla fine si dice di no. Quindi pare che l'aumento dei tassi di interesse non ci sarà nel 2017, diciamo che è abbastanza scontato, e al momento la probabilità che un inizio di aumento dei tassi di interesse ci sarà è abbastanza probabile da aprile 2018. Quindi questa cosa ricordatevela tra un po' di mesi, che io l'avevo detto, poi vabbè, vedrete. Ok, quindi cosa si vuole? Una normalizzazione, quindi pian piano, pian piano. Si esce da quantitative easing. Nel frattempo, il bilancio della Banca Centrale Europea, questo non abbiamo detto, è abbastanza simile a quello della Federal Reserve. Siamo anche su questi livelli, su 4,4 trilioni. È la Banca Japan che ha davvero molto di più. Però, una cosa che non vi ho risposto prima, quindi abbiamo capito il discorso della Banca Centrale Europea. Datemi più spunti in chat, che mi regolo ovviamente anche su quello che mi dite voi. Una cosa che non avevo fatto vedere è questo discorso dei 4,4 miliardi. È tanto o poco? Secondo voi 4,4 mila miliardi, quindi 4,4 trilioni di dollari, sono tanti o sono pochi? È normale che per una singola persona sono tanti, tantissimi, ti sistemi da qua a tutte le tue generazioni a venire, ovviamente se non sciaracqui costantemente i saldi, però è normale che è tutto relativo. 4,4 trilioni sono, ve lo dico subito, se voi andate sempre a vedere gli Stati Uniti, perché qua stiamo parlando della Federal Reserve, cerchiamo di compararlo con qualcosa, perché inizialmente abbiamo comparato il fatto che ora siamo a 4,4 trilioni, prima eravamo a 877 milioni nel 2007, quindi 10 anni fa, prima della crisi, e quindi uno dice sono tanti perché ha fatto più del 400%, che è vero. Però attenzione, perché se noi andiamo a paragonare come stiamo facendo questi 4,4 trilioni con un qualcos'altro, ad esempio, possiamo paragonarlo, la prima cosa che mi viene in mente, con il valore dei redditi degli Stati Uniti, quindi il gross domestic product, che è il PIL, il prodotto interno lordo. Ok? E quindi ci clicchiamo sopra, vabbè, c'è scritto qua, sono 18 mila miliardi. Quindi tutto sommato sono 4,4 trilioni su un'economia che comunque ne vale 18 trilioni. Quindi abbiamo già quindi 4,4 diviso 18 è il 24%. Se noi andassimo a fare lo stesso esercizio su altre banche centrali, vedi Banca del Giappone, ma soprattutto la Banca Nazionale Svizzera, la Banca Nazionale Svizzera ha quasi il 100% del PIL, delle riserve. Quindi poi questa cosa non si può neanche chiamare indebitamento, nel senso questo sono le passività della Banca Centrale, che è un prestatore di ultima istanza. Quindi di fatto è un po' tutto relativo, ok? Questo è un discorso molto interessante perché bisogna sempre capire i meccanismi di creazione di moneta, eccetera, eccetera, ok? Quindi abbiamo capito che questi 4,4 trilioni, non voglio dire che sono pochi per carità, però è comunque questo un motivo, un raffronto, un paragone, ok?
E ora qua passiamo, vi ricordo i nostri contatti, info@swissquiz.it, 800 148 261 il nostro numero verde, swissquiz.it il nostro sito, vi ricordo anche il nostro disclaimer, qua diciamo che la presentazione, vi ricordo che è a vostra disposizione se siete nostri clienti, tramite il PDF, così volendo vi andate a rivedere con calma un po' di cose di quello che abbiamo fatto vedere, qua abbiamo finito, però voglio andare proprio su questo sito che è Trading Economics e farvelo capire un po' di più. Quindi andiamo proprio nell'home page, perché questo è davvero molto interessante, nel senso, sapete, investing.com è sicuramente un ottimo calendario economico. Qua, per chi già magari conosce un minimo di inglese, eccetera, eccetera, vuole vedersi però degli approfondimenti, è davvero fantastico. Quindi qua vi fa vedere sempre il calendario economico, tradingeconomics.com, il sito, vi ricordo, e poi vi fa vedere i vari dati dei vari strumenti. Però nell'home page, semplicemente, se andate un pochino sotto, avete dei dati macro, la lista dei paesi, e qua vi ordina i paesi, potete fare delle selezioni per continente, eccetera, eccetera, in base al valore del prodotto interno lordo. Ricordatevi che GDP è Gross Domestic Product, quindi gross è lordo, domestic è domestico, cioè letteralmente vuol dire prodotto interno lordo. Okay? Stati Uniti sono, quello che abbiamo appena visto, 18.000 billions, miliardi di dollari. GDP IOI, cosa vuol dire? Year on year, la crescita anno su anno, la crescita quarter on quarter, trimestre su trimestre, il livello dei tassi di interesse, il livello di inflazione, il livello di jobless, disoccupazione, il budget governativo, il deficit anno, il rapporto debito, debt sul GDP, 106%, l'Italia sapete che è 132,60. Qua vedete in rosso c'è il Giappone che è 250 e 40%, però anche qua c'è una cosa da chiarire, nel senso, qual è la differenza tra Italia e Giappone? La differenza tra Italia e Giappone è che l'Italia non ha più poi una banca centrale sua, cioè la Banca d'Italia c'è sempre, per carità, però la moneta non è più la lira. Il Giappone invece ha la sua, come la Federal Reserve. E quindi questo 250,40 assume un valore diverso. Però è sempre un 250,40. Cosa che comunque non preoccupa nessuno, perché se andate poi a vedere quanto rende il decennale giapponese, non rende niente, nel senso che gli investitori lo comprano tranquillamente e quindi poi anche molti giapponesi comprano il proprio debito, eccetera, eccetera, però sono dei numeri, uno è il doppio dell'altro, perché 250 è quasi il doppio del nostro debito pubblico, però loro hanno rendimenti dello zero, noi avevamo rendimenti al 2%, quindi il costo poi del debito è molto di più, perché abbiamo fatto anche un fantastico, fantasmagorico seminario con Mazziero, Maurizio Mazziero, che sul nostro sito, vi ricordo, il nostro canale YouTube lo trovate in basso a destra, sia nella nuova versione che nella vecchia, e se voi andate a rivedervi il seminario con Mazziero sulla situazione del nostro dell'Italia, proprio dell'economia italiana, era davvero fantastico. E che era, magari poi lo rileggo anche nelle slide, però dato che non l'ho fatto, praticamente Monitor Italia. Basta che cercate Monitor Italia 2 maggio 2017 su YouTube. Basta che mettete Monitor Italia, magari mettete il mio nome, quello di Mazziero, lo trovate. Ok, questo è davvero. Per ora vi copio e incollo il link qua nella chat, così ce l'avete già, poi comunque lo metto nelle slide. Poi comunque ripeto, basta che mettete Monitor Italia su YouTube, magari mettete Stefano Gianti, Maurizio Mazziero, vi lo trovate sicuramente, è davvero fantasmagorico, Maurizio ha spiegato egregiamente proprio la situazione dei conti pubblici italiani, davvero, davvero fantastico. Quindi questo è un ulteriore approfondimento, se volete farlo. Ok, quindi tornando a noi. Poi abbiamo il conto corrente, nel senso il deficit delle partite correnti per quanto riguarda gli Stati Uniti, dato che è un valore negativo, vuol dire che è un paese più importatore che esportatore, cosa invece diversa per l'Unione Europea, cosa invece diversa per la Cina, cosa invece diversa per il Giappone. Vedete, qua ci sono anche dei colori più o meno tenui che evidenziano anche la bontà di uno Stato, e qua c'è il più grande problema dell'Unione Europea. La Germania. No, per carità, non voglio dire che la Germania è la locomotiva da una parte dell'Europa, è troppo forte politicamente, probabilmente con le elezioni del 24 settembre acquisterà ancora più valore politico,
Probabilmente la Francia con l'asse Macron-Merkel, che si potrebbe poi confermare con l'eventuale vittoria della Merkel a fine settembre, sarà un asse importante alla quale l'Italia deve assolutamente partecipare. Guardate, questo dato per noi è davvero importante. Noi abbiamo non abbiamo un deficit dei partiti correnti, abbiamo un più 2,60. L'Italia ha un avanzo primario fantastico. Poi abbiamo però questo fardello che è il debito pubblico che ci ammazza violentemente. Qual è la soluzione? La soluzione sarebbe far crescere questo numerino qua, che si chiama inflazione, perché se cresce l'inflazione, il debito precedente impatta meno in percentuale nel tempo. Questo lo spiego anche Mazziero con delle proiezioni fantastiche in quel webinar che vi ho appena evidenziato. E questo è un problema, perché l'impatto di questo 132%, che sono 2.200 e passa miliardi destinati a crescere, con questo numerino più alto impatterebbe in percentuale meno nel tempo. È solo che l'inflazione non cresce semplicemente perché i salari non crescono, semplicemente perché la produzione industriale non cresce, e quindi è normale che siamo lì. E la cura è davvero difficile, non si sa quale può essere, nel senso, teniamo presente che a mio avviso l'euro può essere, non può non essere un problema, non si sa, però attenzione perché alla fine noi ci siamo indebitati con la lira, non ci siamo indebitati con l'euro, ci stiamo indebitando anche con l'euro, però ci stiamo indebitando perché stiamo ancora pagando il debito precedente, quindi non si può dire che la lira era meglio, poi il mondo cambia, ok? Non si può dire che la lira è meglio l'euro, meglio il bitcoin, non lo so, a volte si dicono delle stupidate, con la lira si stava meglio perché lo Stato si indebitava di più, se uno dice che con la lira si stava meglio è semplicemente perché lo Stato si indebitava di più, punto, basta. Il problema è che poi arriva, decidi di entrare nell'Unione Europea e l'Unione Europea ti dice ok basta indebitarti perché non puoi andare avanti così e ti rompono un po' le scatole. Quindi non dico che uno fa bene o male, ognuno ha le sue idee, però attenzione, poi a volte si dicono grandi cavolate solo per fare politica. Ok? Quindi guardatevi quel video Monitor Italia con Mazziero che è davvero fantastico, davvero da cittadino italiano un vostro dovere, oltre che un diritto è un dovere sapere quelle cose. Comunque, tornando a noi, cosa stavo dicendo? Questo è un problema gravoso, questo è un problema enorme. Quindi nonostante qua sia evidenziato in verde perché lì ti evidenzia il fatto che hai un valore molto alto, quindi la Germania, vabbè, la Corea del Sud ha anche il 7%, però la Germania ha questo 8,30%. Questo 8,30% vuol dire un valore positivo che le esportazioni sono superiori alle importazioni. Ok? Quindi qual è il punto? Il punto è questo, e questo è davvero importante, poi chiudo perché questo a mio avviso è il più grande problema dell'Europa. Questo è che la Germania esporta molto e va bene. Ok, esporta verso l'Europa, esporta verso gli Stati Uniti, esporta verso il Regno Unito, esporta verso la Cina. Però qual è il problema? Che se loro esportano così tanto, allora tu, altro Stato dell'Unione Europea, cosa dici? Io comunque, se la Germania vende così tanto, magari la Germania vende, vende, vende e quindi se vendono tanto loro, io vendo un po' di meno e quindi voglio vendere di più. E quindi per vendere di più cosa devo fare? Devo produrre, devo vendere a costi più bassi, quindi devo vendere a costi più bassi, vuol dire che devi produrre a costi più bassi. Ora vi faccio andare in palla, però questo è a mio avviso il più grande problema dell'Europa. Quindi se io Italia devo vendere a prezzi più bassi, devo produrre a prezzi più bassi, devo pagare i miei dipendenti. Non dico magari meno, dico semplicemente che magari in Germania posso permettersi il fatto che tra il 2018 e il 2017 ci sarà un aumento medio degli stipendi del 2,6%, in Italia invece non ci sarà, quindi sarà dello 0%. Quindi questa si chiama compressione dei salari. Poi questo 0% può anche essere meno 1%, meno 2%, meno 3%. Quindi con un sistema di cambi fluttuanti cosa si fa? È la storia dell'Italia, si svalutava, si svaluta e quindi il tuo prodotto risulta all'occhio del compratore estero più economico, perché la tua valuta dura, vale di meno. E questa è stata la storia dell'Italia, raccontata in 5 secondi. Ora che c'è la valuta unica, questa cosa non si può fare perché il prodotto tedesco è in euro, il prodotto italiano è in euro. Quindi tu non puoi svalutare la tua valuta perché è la stessa. E quindi cosa devi fare? C'è questa pressione salariale che vi ho appena spiegato perché le aziende devono abbassare i costi,
alla fine, quindi di conseguenza non possono aumentare i salari e quindi tendenzialmente i costi devono scendere, quindi o licenzi o i salari non crescono o addirittura decrescono, o comunque saranno nel tempo sempre ad un ritmo meno crescente rispetto a quello dei tedeschi. Ok? E quindi questo vuol dire compressione salariale. E quindi se poi c'è la compressione salariale, non c'è il rilancio dei consumi e di conseguenza non c'è la crescita dell'economia e dell'inflazione. E quindi quel numerino italiano che era la crescita dell'inflazione, che abbiamo visto essere soltanto, almeno ai valori ufficiali, dell'1,20% per quanto riguarda l'Italia, questo qua, 1,20%, non salirà. La Germania, vedete che poi si gioca davvero su. In Germania l'inflazione è l'1,60, da noi è l'1,20, quindi 0,40 più soltanto. Però questo 0,40 quest'anno, 0,40 l'anno scorso, 0,80 2 anni fa, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo quel valore pian piano peggiora. Abbiamo l'impatto del debito pubblico che è più alto, perché la Germania abbiamo visto il 69, l'Italia ha visto il 130, c'è una differenza enorme. Poi quel 69% tedesco è un 69% calcolato su 3.363 miliardi, il nostro 120 è calcolato su 1.822 miliardi. Comunque, vedete, sono proprio numerini piccoli che calcolati su miliardi fanno una differenza. In più, proiettato nel corso del tempo, fa in modo che la Germania magari dal 2000 è cresciuta del tot per cento, noi invece siamo cresciuti del niente. Quindi, ripeto, vi ho spiegato questa cosa che è importante. Questo che vi ho appena spiegato, tutto questo discorso del fatto che tu cerchi di aumentare l'export, però è uno stato più forte di te che esporta di più, che porta anche ad avere la Germania ad un avanzo delle partite correnti del quasi 9%, 8,30%, porta ad una compressione salariale negli altri paesi che sono appartenenti al tuo stesso sistema monetario, ma non fiscale, e porta quindi a questa compressione salariale, e questo vuol dire esportare deflazione. Questo meccanismo che vi ho appena spiegato vuol dire esportare deflazione. In Europa non c'è un problema di deflazione, se ne parlava abbastanza l'anno scorso, ora un pochino rientrato, però c'è un problema di bassissima inflazione. E quindi per questo motivo che vi ho appena spiegato, se non si risolve questa cosa qua, cioè in Europa è più importante portare questa cosa qua dall'8,30% ad un 3%, ad uno 0%, piuttosto che il nostro debito pubblico. Questo è un discorso davvero, a mio avviso, questo è il problema numero uno dell'Europa. E onestamente i tedeschi sono abbastanza bravi a difendersi, hanno una politica molto più forte della nostra, noi sappiamo che siamo assolutamente scarsi, insufficienti a livello politico, incredibilmente. Ci facciamo male da soli, lottiamo internamente invece di mettere la faccia fuori e cercare di far valere le nostre ragioni, e quindi continueremo a soffrire questo numero qua. A mio avviso oggi è più probabile che quel numero lì cresca, quell'8,30 cresca ancora, e quindi poi si affossa di conseguenza. Affossa noi, la Francia magari riesce a sbrigliarsi abbastanza bene ora con la nuova politica, con il nuovo partito, vedremo, per carità, con Macron. Noi dovremmo essere in grado di riuscire a partecipare a questo asse, a mio avviso, che si andrà a costituire molto importante tra la Merkel e Macron, che probabilmente sarà più importante anche di quello che c'era tra Merkel e Sarkozy anni fa. L'Italia deve assolutamente stare dietro a questo asse, se no non si riesce a sbrigliare questa situazione. Se non si sbriglia questa situazione, si continuerà a esportare deflazione, o meglio, a esportare un livello di inflazione sempre bassi. E ripeto, quello che vi ho spiegato è proprio il rapporto tra come questo numero qua ci affossa questa ripresa dell'inflazione qua, scusate, facciamo quadratini, quindi questo numero qua ci affossa la ripresa di questo numero qua, che avrebbe la possibilità di dare meno peso al nostro indebitamento, ok? E quindi questo di conseguenza agisce indirettamente su questo. E quindi se non cambia situazione, sia l'8,30% di avanzo delle partite correnti tedesche aumenterà, sia il 132,60% del debito pubblico italiano aumenterà. Questa è la conclusione di tutto quello che abbiamo detto oggi. Bene, allora un po' di punti che ho un po' evaso.
Quindi la BCE rallenta solo gli acquisti e non reinveste come la Federal Reserve, giusto, dice Luciano. No, la Federal Reserve per adesso sta ancora continuando ad acquistare, poi bisogna capire quali sono le intenzioni che avrà, però per ora la Federal Reserve non acquista più gli 80 miliardi, la Banca Centrale Europea acquistava 80 miliardi al mese ed è passata a 60 miliardi al mese. La Federal Reserve aveva già bloccato gli acquisti nuovi di quantitative easing. Era passata il tapering già prima, e poi vi ho spiegato come pian piano, molto in maniera molto blanda, algoritmo dei 6 miliardi al mese, eccetera, eccetera, investirà sempre un pochino meno, quindi quando obbligazioni arriveranno a maturità, quindi scadranno, investirà un pochino meno nei prossimi acquisti. Gianluca dice, in qualche modo le banche centrali devono togliersi dai loro bilanci come... sì, e questo l'abbiamo spiegato. Infatti, adesso sto riguardando un po' la chat, però le cose. Invece, Vittorio dice: ma perché non aumenta l'inflazione con l'aumento della massa monetaria? Beh, nel senso che avevo spiegato il discorso, no? Se aumenta la quantità di moneta, aumenta la quantità di moneta. Beh, questo è un tema attuale, nel senso. Quello che si diceva anni fa, quando iniziò il quantitative easing, era che poi il quantitative easing nel lungo periodo avrebbe portato ad un'esplosione dell'inflazione, cosa che ovviamente non si può dire perché sono passati 10 anni e il problema di inflazione non si è avuto da nessuna parte. Ricordiamo che adesso abbiamo parlato di Federal Reserve, Banca Centrale Europea, ma c'è in corso un quantitative easing massivo dalla Bank of Japan, che addirittura compra l'ETF ed è diventata proprietaria anche di, indirettamente tramite l'ETF di una quota di capitale di diverse società. E questo era un problema incredibile, nel senso si diceva i quantitative easing, adesso lo facciamo perché è necessario, poi vedremo. Comunque un domani potrebbe creare un'esplosione di inflazione. Però attenzione perché il quantitative easing di fatto non entra nelle tasche del cittadino. L'inflazione invece cresce se poi il quantitative easing entrasse nelle tasche del cittadino. E qua si crea un altro problema che era quello dell'helicopter money, di cui si diceva, questo è molto affascinante il discorso dell'helicopter money, no? Il fatto che c'era la fotina con Ben Bernanke che passava e buttava giù soldi dall'elicottero. Helicopter money voleva dire proprio che invece di dare trasmissione di liquidità attraverso il sistema di quantitative easing, quindi in maniera indiretta, perché i soldini della Federal Reserve non vanno sul conto corrente bancario del singolo cittadino, ma la Federal Reserve, Banca Centrale, comprava obbligazioni sul mercato secondario e quindi liberava parte dei bilanci delle banche, dei fondi che poi di conseguenza avevano liquidità che andavano a investire tendenzialmente in asset più rischiosi. Per questo motivo poi le borse sono salite. Quindi io ti compro delle obbligazioni che tu avevi, delle obbligazioni e soprattutto degli MBS. Questa è stata la chiave proprio degli Stati Uniti, che compravano obbligazioni ipotecarie di scarsissima qualità, titoli liquidi, MBS, cosa che magari sono strumenti che sono anche impensabili per il cittadino, che ne so, il cittadino normale, la casalinga di Voghera, che cos'è? Un titolo cartolarizzato sui mutui prime o subprime negli Stati Uniti, gli MBS. Comunque, loro comprando sta roba qua avevano tolto dai bilanci di banche, fondi, hedge fund, bla bla bla, fondi pensione, eccetera, gli MBS, che erano dei titoli liquidi, che se io vado a vendere ci perdo anche dei soldi. Invece la Federal Reserve ha detto: guarda, io comunque compro, te li compro, tu ti liberi liquidità e poi fai quello che vuoi. Questa è la logica. E quindi poi fai quello che vuoi, si è tramutato di comprare azioni, quindi la trasmissione di liquidità si è ripresa, le banche si scambiano i soldi e il sistema si è ripreso egregiamente. Ora, il problema per me futuro è che ormai tutti sanno che le banche centrali potrebbero intervenire qualsiasi cosa succeda e che quindi dopo 10 anni di quantitative easing negli Stati Uniti l'avversione al rischio è molto bassa. E quindi ci sta il fatto che tutti rifanno tutto. Tanto che anche negli Stati Uniti si sta discutendo molto, faceva parte della campagna elettorale di Trump, della rimozione della legge Dodd-Frank, che era andata a regolamentare molto. Ora Trump vorrebbe procedere alla deregolamentazione, che da una parte ci può stare, perché comunque la regolamentazione è sicuramente un problema in Europa. E poi, attenzione, perché è sempre anche un discorso di come un qualcosa entra
al di là dell'economia, eccetera, eccetera, anche nei confronti del cittadino. Nel senso, una provocazione che faccio io è: si può dire che la regolamentazione in Europa abbia fatto bene? Bah, nel senso, alla fine non c'è molta cultura finanziaria. Si è visto anche con il caso delle banche venete, no? Nel senso, in banca vendono magari le obbligazioni, le azioni al cliente, che è il cliente storico della banca. Io ci ho lavorato in banca, queste cose le so benissimo. Apri dossier titoli, ci sono 160 fogli da firmare, altro che MiFID che regolamentiamo tutto. Chi è che firma? Cioè, firmi, nessuno legge tutto alla fine. E quindi alla fine ci sarà la MiFID 2, ci tenderà sempre a regolamentare di più. C'è stato Basilea 1, 2, 3, 4, si tende sempre a regolamentare di più. Quando regolamenti, sicuramente i costi salgono, perché le banche devono cambiare programmi, devono avere sempre più compliance, ufficio legale, quindi i costi crescono. E questo è il problema indubbio delle banche europee. Poi c'è la differenza che le banche negli Stati Uniti fanno soldi con il trading, le banche in Europa no, e quindi le banche negli Stati Uniti poi sono andate meglio. È normale che si prendano dei rischi in più, e quindi, però, qual è il problema adesso? Che ormai siamo abituati, anche questo è un tema molto forte, la Yellen qualche giorno fa appunto aveva detto: non assisteremo più a crisi finanziarie. Non assisteremo più a crisi finanziarie vuol dire che se la crisi finanziaria c'è, io in Federal Reserve intervengo subito. E quindi io sono ormai viziato, sono abituato bene, e quindi ci sta che ci saranno nuovi scandali, come c'è stato lo scandalo LIBOR sui tassi di interesse, eccetera, eccetera. Però, che ne so, qualsiasi cosa succederà, ritorneremo a fare mutuo subprime, tutto quello che vuoi, però se poi Banca Centrale, Federal Reserve intervieni, mi compri tutto, io nel frattempo faccio danni e poi tanto qualcuno sistema. Quindi questo è davvero un discorso molto pericoloso. Quindi che quei 4,4 trilioni che dovrebbero diventare poi 800 milioni nel 2024, come abbiamo visto prima, è un'ipotesi solo se non dovesse succedere nulla da qua al 2024, però chi effettivamente ci crede che non ci sarà nessuna piccola crisi sistemica da qua al 2024? Alzi la mano. Andrea dice: Vittorio dice, ma allora le banche non lavorano a favore del sistema delle persone? Beh, guarda, per carità, io non sono un complottista, non ci mancherebbe, io sono a favore abbastanza della mano invisibile di Adam Smith, no? Nel senso che ognuno fa i fatti suoi, persegue i propri interessi, poi le banche, per carità, sono il nostro sistema, si basa sul sistema bancario, ci mancherebbe. Andrea dice, anche perché molti fondi distribuiti dalle banche ritornano presso la BCE, poi mi taglia la chat, finché poi mi taglia la chat. Anche perché molti fondi distribuiti alle banche ritornano presso la BCE. Ecco, nel senso, ritorniamo a quel punto, poi davvero chiudo, nel senso che la trasmissione dei quantitative easing non arriva direttamente alle tasche del cittadino, tanto che c'è questa provocazione che era stata iniziata da Bernanke, che eventualmente la Banca del Giappone ha studiato proprio con Bernanke, e gli ha pagato anche una consulenza stratosferica, il cosiddetto helicopter money. Helicopter money vuol dire fisicamente l'omino che sale sull'elicottero e butta i soldi, no? Quindi è un'immagine per spiegare il fatto, è un'immagine per spiegare il fatto che i cittadini ricevono i soldi dall'alto, no? E quindi qual è la logica? Che il quantitative easing, come stavo dicendo, va indirettamente nelle tasche del cittadino, ma molto indirettamente, perché si limita a tenere il sistema sotto controllo, nel senso che le banche hanno liquidità e le banche trasmettono liquidità tra loro, poi in teoria le banche devono fare le banche e danno la liquidità alle imprese meritevoli, alle famiglie meritevoli, eccetera, eccetera, e l'economia si basa su questo, sull'indebitamento, eccetera, eccetera. Invece l'helicopter money, quindi è una trasmissione molto indiretta, assolutamente indiretta. Una variante, la più interessante di tutte, è stata quella proposta dalla Bank of England già a partire dal 2009, quando la Federal Reserve poi fece quantitative easing, eccetera. Poi, come ho spiegato nel seminario dell'anno scorso, che ho messo all'inizio nelle slide, che vi andate a rivedere, oltre a quello che ho con Mazziero, questi sono davvero interessanti. C'erano stati i piani LTRO di liquidità, asset di liquidità dalle banche centrali. La Bank of England ha fatto questa cosa davvero molto molto interessante, che diceva: facciamo il funding for lending, cioè io banca commerciale, io banca centrale, Bank of England, do a te, banca commerciale, liquidità, però poi tu, banca commerciale, mi devi dimostrare che parte di questa liquidità, e c'erano dei parametri, vada effettivamente al commercio, alle imprese. Okay? Questo è il funding for lending, cosa che nella prima edizione dell'LTRO, dell'asse di liquidità, assolutamente in Europa non c'era. Okay.
Questo, il funding for lending, incentivava proprio al fatto che indirettamente le aste di liquidità e il quantitative easing andasse in maniera un po' indiretta, ma non troppo, comunque poi nelle tasche dell'economia reale, cioè nelle tasche del cittadino, ma soprattutto anche degli imprenditori. La provocazione di Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, era quella di, ok, dopo il quantitative easing, speriamo che vada bene, se no il prossimo passo potrebbe essere quello di fare questo benedetto helicopter money che ho spiegato diverse volte. L'helicopter money sarebbe il fatto che proprio la banca centrale dà sui conti correnti del cittadino liquidità, cioè ti arriva, tu domani vai in banca, ti vedi Banca Centrale Europea più 2.600 euro, ok? Infatti si dice helicopter money perché si usa la figurina, cioè arriva l'elicottero e ti spara giù i soldi. In realtà non funzionerà proprio così, anche perché poi c'è chi raccoglierà di più, chi raccoglierà di meno a seconda della direzione del vento. Ma ognuno, quindi che ne so, tu domani apri il tuo conto bancario e ti trovi 2.600 euro in più perché ti arriva da Mario Draghi. Questo sarebbe l'helicopter money. Da una parte era un po' una provocazione. L'anno scorso la Banca del Giappone ha proprio chiamato come consulente Ben Bernanke per approfondire la questione. E non è detto che in Giappone, se non riescono a farli partire l'inflazione, perché proprio non ce la fanno, prima o poi questo helicopter money ci sarà. Ora, ovviamente non andate a prendere la residenza in Giappone solo per questo, anche perché poi non penso ne valga la pena, comunque non sarebbero importi grandi, però potrebbe essere un esperimento assolutamente interessante. Molto chiaro, grazie, dice Vittorio. Andrea parla anche dei tassi negativi sui depositi. Beh, una cosa che non ho citato è che alcuni stati, degli argomenti che non abbiamo citato, rimangono fuori anche l'indebitamento privato, al di là dell'indebitamento pubblico, che è un altro discorso molto interessante. E poi una cosa che evidenzia invece proprio, viva Keynes, dice Vittorio, una cosa che evidenzia proprio Andrea è proprio il fatto come in diverse economie, esatto, c'è stata negli ultimi anni anche questa novità dei tassi negativi, vedi Banca Nazionale Svizzera in particolare che è al meno 0,75%, però su questo magari creiamo un punto di appoggio per partire in un prossimo commento. Per ora vi lascio andare dopo 65 minuti di trattazione di questi argomenti. Comunque vi ridò i riferimenti, quindi nella seconda slide vi ho messo questa spiegazione delle diverse edizioni quantitative easing, basta cliccarci sopra, questo è un webinar dell'anno scorso, poi se andate su YouTube, magari ve lo metto anche qua. Andate su YouTube e cercate Monitor Italia con Mazziero, che è davvero, a mio avviso, un capolavoro. In televisione penso che queste cose non le avete mai sentite, quindi, a mio avviso, è anche un nostro dovere e diritto mantenerci informati sullo stato di salute della nostra economia, anche italica, non solo globale, come abbiamo invece spiegato più che altro in questa trattazione. E attenzione anche, un'altra cosa importante è quel problema che accennavo, il problema più grande dell'Unione Europea, quindi quell'avanzo commerciale eccessivo della Germania che vi ho spiegato come di fatto esporta deflazione e come di fatto impoverisce economie attorno alla Germania stessa. Bene, io vi ringrazio l'attenzione, vi auguro buona serata e buon trading, meditate. Normale che queste sono considerazioni anche interessanti per rimanere molto aggiornati su quali sono poi i temi più importanti da seguire anche sui mercati, perché poi di fatto ormai sono le banche centrali e capire come si uscirà dal quantitative easing non solo in Europa. E come il Regno Unito agirà sui tassi di interesse, eccetera, eccetera, sono davvero fondamentali anche per capire i trend valutari, anche non solo degli indici. Bene, vi lascio andare, grazie, buona serata, buon trading.